Tu ben sai, Bruto, che se nel campo della filosofia molti problemi non sono ancora stati sufficientemente ed adeguatamente approfonditi, particolarmente complesso e oscuro si presenta quello relativo alla natura della divinità, la cui soluzione, a parte l'eccezionale interesse spirituale, è indispensabile se si vuole imprimere una sicura direttiva alla vita religiosa. Tanto varie e discordanti sono le opinioni espresse dai più eminenti studiosi su questo argomento da costituire un solido fondamento al principio secondo il quale il primo e fondamentale incentivo all'attività speculativa sarebbe la mancanza di cognizioni sicure, sicché con singolare oculatezza di metodo procederebbero gli accademici che negano l'assenso a tutto ciò che risulta avvolto nel dubbio e nell'incertezza. Che cosa v'è di più sconveniente dell'avventatezza nei giudizi? Si può forse immaginare qualcosa di più sconsiderato e di più alieno dalla dignità e serietà di un pensatore che il coltivare false opinioni o il sostenere con sicurezza ciò che non è ancora stato adeguatamente compreso o ponderato. Così, nella nostra questione, tanto per fare un esempio, se i più sono del parere che gli dèi esistono, il che è estremamente verosimile, e tutti siamo portati a tale conclusione per impulso naturale, non manca chi, come Protagora, esprime qualche dubbio, senza dire che qualche altro, come Diagora di Melo e Teodoro di Cirene, ne nega nel modo più assoluto l'esistenza. Ma anche coloro che non la negano sostengono teorie tanto diverse e contrastanti che sarebbe troppo lungo enumerarle tutte. Molto si discute sull'aspetto esteriore degli dèi, sull'esatta localizzazione della loro dimora, nonché sul genere di vita da essi condotto, ed estremamente divergenti sono al riguardo le tesi dei vari filosofi. Ma la questione sulla quale più si discute e più aspro è il dissenso è quella se gli dèi se ne stiano inattivi senza curarsi affatto del supremo governo dell'universo o se il contrario. Se essi abbiano in origine presieduto alla creazione e organizzazione del tutto senza cessare per tutta l'eternità nella loro diuturna opera di reggitori e animatori del mondo. Se tale questione non viene risolta, l'umanità è destinata inevitabilmente a dibattersi in uno strato di estrema confusione e di totale ignoranza. Non vi sono oggi, e vi sono stati in passato dei filosofi che hanno negato nel modo più assoluto ogni intervento degli dèi nelle vicende umane. Ma se la loro opinione è nel vero, che significato potrà mai avere la pietà, la devozione, la pratica religiosa? Il dovere di offrire questi tributi alla maestà degli dèi con cuore puro ed incontaminato è valido solo a condizione che essi ne siano a conoscenza e che qualcosa venga offerto in contraccambio dagli dèi al genere umano. Ma se gli dèi non possono e non vogliono offrirci il loro aiuto, se si disinteressano totalmente di noi e non si accorgono della nostra condotta, se non vi può essere alcun rapporto fra essi e la vita umana, che ragione c'è di offrire agli dèi opere di culto, onori, preghiere? Nessuna virtù può ridursi ad una fittizia esteriorità, né tantomeno la pietà, la cui eliminazione comporta necessariamente con sé quella di ogni devozione e pratica religiosa, soppresse le quali il disordine e il disorientamento non possono non impadronirsi della vita umana. Non escludo che una volta tolta di mezzo la pietà verso gli dèi, scompaia insieme anche ogni lealtà nei rapporti sociali e quella che è la più eccelsa tra le virtù, la giustizia. Vi sono poi altri filosofi, e questi di grande e chiara fama, secondo i quali il mondo sarebbe nella sua totalità retto e governato dalla razionale guida di menti divine. O mente divina. Né a questo solo si limiterebbe la loro azione provvidenziale, ma si estenderebbe alla vita stessa degli uomini.
Infatti, loro opinione è che le messi e gli altri frutti della terra, le vicende del tempo e delle stagioni e le variazioni climatiche che fanno crescere, giungere a maturazione tutto ciò che il suolo produce, siano un dono concesso dagli dèi al genere umano. E le molte argomentazioni che essi adducono e che verranno esposte qui sono tali da far quasi ritenere che siano stati proprio gli dèi ad escogitarle ad uso degli uomini. Contro costoro ha polemizzato a lungo Carneade, sì da destare nell'animo di alcuni ingegni non ottusi il vivo desiderio di appurare la verità. In realtà non v'è argomento su cui vi sia maggior disaccordo fra gli indotti, non meno che fra i dotti. E tanto varie e discordanti sono le loro opinioni che potrebbe darsi il caso che nessuna sia esatta, non ad ogni modo che lo sia più di una. Se questo argomento mi sento in grado ad un tempo di acquietare i critici disposti ad una serena e benevola valutazione e di confutare i detrattori ostili e intransigenti, sì da indurre questi a pentirsi delle loro critiche, quelli a rallegrarsi di aver imparato qualche cosa di nuovo. Sta di fatto che chi imposta serenamente le sue critiche va semplicemente illuminato, chi si abbandona ad una polemica aggressiva va senz'altro rintuzzato con molta energia. Debbo del resto constatare che in seguito alla pubblicazione da parte mia di un considerevole numero di libri in un breve lasso di tempo, si è fatto molto chiasso da parte di gente che in parte si meravigliava dell'improvviso sorgere in noi della passione per la filosofia, in parte desiderava conoscere la nostra precisa opinione su ogni singola questione. Ho dovuto anche accorgermi che per molti era oggetto di grande stupore il fatto che io apprezzassi soprattutto quella filosofia che a loro parere toglierebbe luce alle cose quasi avvolgendole nelle tenebre della notte e che mi facessi inopinatamente fautore e sostenitore di una scuola abbandonata da tutti e già da lungo tempo lasciata in disparte. In realtà né ci siamo dedicati tutt'a un tratto allo studio della filosofia, né scarsi furono la cura e l'impegno da noi ad esso dedicati fin dalla prima adolescenza. Se pochissimo tale attività si notava dall'esterno, ciò non di meno era intensissima, come dimostrano le nostre orazioni, tutte permeate di pensiero, le nostre amicizie con altissimi rappresentanti della cultura che sempre frequentarono la nostra casa, l'istruzione ricevuta da quegli eminenti maestri che furono Diodoto, Filone, Antioco e Posiconio. E se è vero che tutti gli ammaestramenti della filosofia hanno un rapporto con la vita, ci sembra di aver sempre uniformato il nostro comportamento, sia in pubblico sia in privato, alle prescrizioni di una dottrina razionale.